Ciao ragazzi, questo è il mio secondo video acquisti, credo. E volevo farvi vedere cosa ho comprato da Best Claim, che ho fatto l'ordine lunedì pomeriggio, no, martedì pomeriggio ed è già qua. Ho semplicemente tagliato via l'indirizzo, però questo è il mio ordine e lo spacchettiamo insieme. Allora, ovviamente Best Claim vende Fimo, ovviamente lo saprete già tutti. Ho comprato le cose che mi mancavano e ho provato a vedere anche altre cose che mi incuriosivano. Questa è la scatolina. Troviamo allora questi due che sono panetti bianchi, il colore bianco, sono il numero 0, quindi 2 bianco. Poi un colore rosa carne della Fimo Soft, numero 43. Poi della Fimo Professional ho preso il turchese perché mi piaceva molto, che è il numero 32. Eccolo qua. E il color cioccolato, perché faccio fatica a trovarlo, a comprarlo del Fimo 56 grammi, nel senso che comunque fare un ordine solo per un piccolo panetto secondo me non ne vale la pena, visto che poi comunque costa 7 euro la spedizione, quindi cerco di aspettare quando devo comprare qualcosa in più. Ho deciso che stavolta l'avrei comprato grosso ed è il numero 77. Scusate ancora la mia voce, ma sono un po' malata. Allora, poi ho comprato il Mix Quick, che è questa pasta che aiuta ad esempio con i panetti molto vecchi, dicono di inserirne, di iniziare a condizionare la pasta con un pochino di Mix Quick, che la pasta diventa quasi nuova. Io non so bene, avevo visto un video comunque su YouTube e diceva che funzionava, quindi ci stava comunque ad aggiungere un terzo in base alla proporzione dei 2/3 di Fimo vecchio che abbiamo, eccetera. Lo proverò sempre davanti a voi, quindi vedremo come andrà. Poi ho preso il color nero classico, ovviamente, della Fimo Soft, numero 06, credo. Sì, numero 06. Sempre della Fimo Soft, il color rosso, che però è scusate, rosso ciliegia, eccolo qua, che però non può essere anche questo lo 06, giusto? Perché era il nero. Quindi c'è qualcosa che non va. Dov'è che si vede il numero? Vabbè, comunque il nero e il rosso ciliegia, nel caso il colore qua lo conoscete. Poi ho preso qua dentro, troviamo della Fimo Soft il color caramello, che è il numero 7. Hanno cambiato la confezione del Fimo, un po' che non lo compravo. Del Cernit, io non ho mai provato il Cernit, però non so, mi interessava provarlo. Qua è il color rame, e non so se sia il numero 57 o piuttosto che, anzi, vediamo di qua. Allora, il nero era il numero 9, il carne il numero 43, o no, cos'è che era? Il rosso ciliegia era 26 e il color rame è il numero 57, quindi vediamo dove si legge. Qua. Numero 57. Poi sempre Cernit number one, però non Glamour, il color Bordeaux numero 411. Poi sempre Cernit Glamour stavolta, il numero 55 oro antico della Fimo Soft, il numero 22. E poi qua dentro, che me l'hanno scocciato
modo che non riesco a aprirlo. Aspetta, lo apro e poi ci troviamo. Ok, eravamo arrivati al numero 22 della Fimosoft, vabbè, lampone. Poi il numero 220 della Fimo Kids, perché ho voluto provare questa pasta, solo per curiosità. Anche questa magari la proverò in un video per sapere un po' la consistenza, eccetera. Mi sembra molto morbido, fin troppo probabilmente. Comunque si cuoce, anche questa si mette a fuoco. Eccola. Vediamo, vedremo, la proverò. Poi della Scaltei ho preso questo, che non si capisce che numero è. Vediamo di qua. Scalpe blu francese 4, può essere 4, così c'è scritto sull'ordine. Ah, vabbè, il solito, il numero 70 Sara. Mi fa un po' strano vederlo così il film, non so, la confezione è diversa, boh. E il numero 70 ne ho presi 3, 1, 2 e il terzo non c'è. Bene, forse ne ho presi solo 2. Solo 2, ok. 2 del Sara. Poi dalla Premo ho preso questo, che è la premo beige, credo sia questo dall'ordine, guardando l'ordine. Oh. È cru, ok, quindi c'è scritto crudo. Comunque questo colore mi piacciono molto, i colori neutri, quindi se devo provare delle paste nuove, ok, cerco di provare comunque colori che so benissimo mi possono servire. Cioè non vado a prendere magari un rosa strano o un rosso particolare, non so, non ho mai preso un celeste grande così del Cernito o del Premo, perché comunque devo capire bene come si cuociono. È vero che dietro comunque da tutte le indicazioni c'è scritto massimo 130-130 minuti, però se noi guardiamo anche dietro il fimo, davanti al fimo eccetera, qua c'è scritto di cuocerli per 30 minuti, cosa che nel mio forno che ho preso probabilmente ha una temperatura strana o si surriscalda in maniera diversa. Comunque io li tengo dentro circa, non so, neanche 10 minuti che la pasta è pronta, e nel caso di tenersi dentro di più la pasta comincia a fare delle bolle piuttosto che si scioglie e non va bene, insomma. Quindi per questo motivo io cerco di scegliere comunque dei colori che, bene o male, il beige, il rosa, il bianco, colori che possano comunque funzionare. E ovviamente non intendo rosa, bianco, bianco di questi, perché sono sempre quelli che uso della Fimo. Prendo ogni tanto anche Fimo Professional, perché in realtà non trovo molta differenza, quindi mi trovo bene sia con uno che con l'altro. Invece il Fimo, ho preso di nuovo il nero della Fimosoft sbagliando, perché per me è troppo morbido, quindi per fare delle cose che devo fare eccetera eccetera mi trovo a volte anche un po' scomoda a usare una pasta troppo morbida. Comunque fa niente, la prossima volta devo ricordarmi, anzi sicuramente mi scriverò, perché ho una memoria che fa schifo, e mi scriverò di prendere il nero della Professional o classico, comunque vedrò. Fimo Kids, ho preso questo rosa, ma in realtà pensavo fosse un rosa molto più chiaro, perché in effetti qua è scritto sia rosa che fucsia, però va bene comunque, cioè è molto molto morbido. Io non so se voi l'avete già provato o meno, però mi incuriosiva molto, e vedremo come andrà. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, scusatemi per la voce e per la cadenza oggi, ma veramente sono un po' KO. E basta, ci vediamo al prossimo video, lasciate un like se vi piace e ciao ciao!